Ragazzi, super annuncio, è uscito il mio nuovo album di figurine. Non solo un album di figurine, ma anche carte collezionabili. Non sono un sacco di pagine tutte da completare con le figurine di me, i miei amici e i miei amici pet, ma anche delle carte collezionabili dove alla fine della pagina c'è anche il portacarte da costruire. Trovate tutto questo in edicola. Guardate che carine che sono le bustine celesti, proprio come il nostro colore, ragazzi, perché noi orsi polari siamo celesti. Per non parlare delle carte collezionabili, che sono bellissime, ragazzi, che sono tantissime, sono di me e miei amici polar in diverse funzioni. E questo album di figurine ha delle carte dove c'è un gioco da tavola che potete giocare con i vostri amici. Troverete una carta giocabile in ogni bustina, che conterranno ovviamente anche le figurine. E non finisce qui, perché ho una super sorpresa per voi. Andate sul sito www.lefigurinedirobby.it, perché c'è uno special fan pack solo per 200 persone, ragazzi, dove ci sarà ovviamente l'album, un box di bustine da 38 bustine e una bag esclusiva da portarvi a scuola. Correte, perché ce ne sono solo 200, ragazzi, potrebbero finire adesso praticamente. E con ogni acquisto riceverete anche una mia spilla. È gigante questa spilla, da potervi mettere o sulla maglietta o sul vostro zaino, quindi mi raccomando, correte a prenderlo. Brooke Heaven si è aggiornato come ogni due venerdì, e questa volta aggiornamento di Halloween, e ci sono un bel po' di cose. Eccoci qua con la solita musichetta di Brooke Heaven che ci entra nelle orecchie come al solito, e abbiamo qui tutto lo spawn cambiato e ovviamente la lista che ci dice che cosa hanno aggiunto in questo aggiornamento. Numero 1, ci augurano un buon Halloween o Halloween a tutti. C'è come al solito, come ogni anno, la caccia a tesoro per i veicoli nascosti di Halloween, una nuova casa, che questo mi, insomma, mi piace molto. Abbiamo poi la freak out, purtroppo disattivata fino all'1 novembre, e poi dei bug fissati sulle armi. E questo aggiornamento lo farò con il mio grandissimo Franci. Allora, possiamo notare già che tutto il centro è cambiato, ragazzi, è tutto a tema Halloween, ci sono i palloncini, addirittura c'è scritto buon Halloween 2024. Ma da quanti anni ormai festeggiamo Halloween qui su Brooke Heaven? Troppi, sì, veramente veramente troppi. Ovviamente tutta la mappa è cambiata, alcuni alberi sono diventati arancioni, sopra alcuni tetti ci sono le zucche, e in teoria, adesso poi lo andremo a vedere, sono cambiate anche un attimino le case. Ormai ho imparato questi colori a memoria. Questo è nuovo. No, non è nuovo, c'è sempre stato che state attenti, andate piano con le macchine, perché sono i bambini che fanno dolcetto scherzetto. Comunque, come potete vedere, oltre al centro cambiato, si è aggiunto per l'ennesima volta la caccia a tesoro qui su Brooke Heaven, che ormai è una tradizione che si deve fare per forza. Wow, sì, e ci sono diverse modalità, perché c'è facile, difficile, medio, extreme, insane. Quante belle macchine, sì, molto belle. Qua ci sono scritte delle scritte che vi traduco, dove c'è scritto che per fare, insomma, l'extreme e l'insane non c'è bisogno di nessun pass, ma semplicemente di finire la caccia al tesoro. E poi qua ci sono un attimino dei consigli per la caccia al tesoro, ma lo guardiamo dopo. Allora, mamma mia, direi che le macchine finalmente sono cambiate. Di solito ogni anno mettono super giù quelle che vediamo di solito, invece adesso ne vediamo proprio delle nuove, e sono anche abbastanza belle. Tra cui quello dello scheletro è incredibile. Quest'anno change, sì, molto molto belle. Queste sono quelle dell'anno scorso, che metto al volo per farvi vedere poi la differenza, che erano queste qui. 1, 2. Praticamente sono queste qui, erano quelle dell'anno scorso, che sono rimaste nel pass VIP, che è il pass, insomma, questo qui, che vi permette di avere le macchine delle scorse feste. Infatti queste qua erano le scorse macchine di Halloween. Questa è la più figa, perché addirittura ha il turbo dietro. E a parte questa c'è anche il track enorme. A quanto pare per quest'anno ci sono capitate delle nuove macchine. Alcune sembrano molto simili ma reskinnate, altre no. Ma la caccia a tesoro la vedremo bene. Prima di farvi vedere la prossima cosa per l'aggiornamento, Franci, ci facciamo un bel outfit di Halloween? Sì!
Anche perché un'altra cosa dell'aggiornamento è che hanno aggiunto un sacco di oggetti a tema Halloween. Come potete vedere, ecco, per chi non ha i Robux, non sa come cercare gli oggetti e insomma vuole fare le cose molto più velocemente semplicemente usando gli oggetti di Brookhaven, e semplicemente perché vuole fare l'outfit di Halloween molto semplice, ci sono un sacco di oggetti aggiunti nelle sezioni. Mamma mia, questo per esempio è molto molto carino. Allora, Franci, facciamo una cosa, scegliamo un tema. Io voglio fare a tema zombie, visto che è una delle serie più importanti del mio canale. Tu che tema vorresti fare? Oh, lo faccio a tema zucche, perché le mangio. Sempre a mangiare, pensi, sempre a mangiare, va bene. Allora, proviamo ad iniziare a fare un outfit con tutti gli oggetti che, per l'appunto, sono stati aggiunti in questo aggiornamento. Ok, mi sono tolta per bene tutto, in realtà dovrei anche aggiustarmi la corporatura, perfetto. E vediamo se troviamo effettivamente qualche oggetto che può farci fare il nostro outfit un po' da zombie, perché io ho deciso di essere uno zombie con gli oggetti solo di Brookhaven. Oh, questo è molto molto carino, però non da zombie. Cos'è questo oggetto trasparente? Mannaggia, non funziona. Ma Wolfpack, creatore di Brookhaven, cosa fai? Metti gli oggetti che non funzionano? Ci sono un sacco di oggetti e non capisco come questo sia di Halloween. Non me ne capacito, perché dovrebbe essere un costume di Halloween, però effettivamente mi fa molto paura. Oh, c'è la testa di Frankenstein! No, voglio essere così. Peccato. Beh, è molto molto bella. C'è anche questo cappuccio che è molto molto carino. Allora, come faccio? Voglio mettermi questa qui. Mi piace davvero tanto. Ho trovato un cappuccio da orso zombie. Questo è bellissimo. Mi devo per forza cambiare l'avatar in questi giorni. Anzi, ditemi se volete un video dove faccio solo l'avatar per questo Halloween. Nella sezione occhiali ci sono un sacco, anzi maschere, ci sono un sacco di maschere carine con l'aggiornamento di Halloween. Posso dire che questa volta ho trovato degli oggetti che sono molto carini da mettere. Di solito, insomma, mette delle cose che non fregano a nessuno. Invece posso dire che è molto, molto, sono belli, ecco. Se vuoi fare un outfit solo con Brookhaven, sono proprio carini. Ah, addirittura nella parte degli zaini ci sono dei costumi che ti puoi mettere addosso. Tipo questo. Oh mio Dio, ma è bellissimo! Ma questi oggetti che ha messo sono incredibili! Allora, alcuni sono strani. Questo che cos'è? Ok, no, questa è una specie di sfera. Ma qua c'è un'intera no, vabbè, sto male. Wolfpack, complimenti. Questi sono dei bei costumi. Cioè, tu puoi trasformarti. Che cos'è questo? È un giubbottino. Ah, no, è una gas station. Tipo quello del benzinaio, però rosa da Betty. Il costume da Among Us. Da sandwich. Da avocado. Da... no, vabbè. Negli zaini ci sono i migliori di costumi, da hamburger, da... cos'è questo? Non so nemmeno cosa sia. Ah, è tipo una rosse, no, non lo so. Da patatine, questo è incredibile. No, vabbè ragazzi, vi posso dire, quest'anno su Brookhaven, ragazzi, organizzatevi tutti per Halloween, perché sarà divertentissimo girare con questi costumi in giro. La stellina, anche abbiamo il gatto, questo non lo capisco un po' di meno. Abbiamo, no vabbè, un'arancia, l'arcade. No, ma spero che li lascia. Non deve tenerli solo per Halloween. Io li voglio sempre questi costumi. Era quello che volevamo su Brookhaven. Finalmente dei costumi decenti. No, vabbè! Franci, guardami! Sono nella mia forma finale. Oh, bel costume comunque. Guardami! Finalmente sono al mio stato primordiale. Guardati! Sei uguale alla realtà. Basta, lasciato. Ok, non capisci come funziona. Tu sei il mio ragazzo. Mi devi dire no, amore. Ma tu non sei così. Ma perché ti insulti? No. Vabbè, basta. Basta. Finiamo il discorso qui. Allora, togliamo questo. Abbiamo poi il secchiello. Vabbè, ragazzi, tutti bellissimi. E sono per fortuna... no, per fortuna no, perché mi dispiace. Sono finiti qua. Cerchiamo di metterci qualcosa di carino, per l'appunto che sta con il nostro outfit. No, non è finita. Qua ci sono... no, vabbè. Niente, ragazzi, best categoria di quest'anno. Andiamo a vedere i marsupi, che anche qui, esatto, sono per l'appunto dei costumi anche questi. Praticamente sta mettendo i costumi un po' in tutte le sezioni. In questa sezione un po' di meno, in realtà. Però sì, sono molto molto simili a quelli che abbiamo visto prima, addirittura le cavalcature. E vabbè ragazzi, molto molto bello, sono felice che ha aggiunto tutti questi oggetti. Andiamo a vedere le sciarpe. Vabbè, sono collanine. Mi metto questa tanto per mettermene una. Sono molto carine, devo dire. Wolfpack sta migliorando con la scelta degli oggetti, che non è il migliore. Guardiamo nella categoria borse, perché in teoria qua ci sono i vestiti in 3D, anche se lui non vuole ammetterlo.
E ci sono davvero... questo è inquietante. Mamma mia, ci sono qua semplicemente delle borse carine e anche degli item molto interessanti. E vabbè, nella categoria l'ultima, che è quella dei pet, ha messo dei pettini di Halloween, fantasmini, eccetera eccetera. Vabbè, questo è ok, nulla di speciale. Se volete un pet sulla spalla lo fate. Bene, questo è il mio outfit provvisorio solo su Brookhaven da zombie. Molto bello anche il tuo, l'abbiamo fatto semplicemente con gli oggetti di Brookhaven e siamo davvero belli, hai ragione. Ma andiamo a vedere le altre aggiunzioni di questo aggiornamento, perché c'è tanta roba questa volta. Ovviamente le case che mettete adesso saranno decorate con gli oggetti di Halloween. Quelle nuove in realtà non hanno nulla di speciale. Franci, prova a mettere qualche altra casa. Scusa, te l'ho messa davanti. Però in teoria ci sono quelle vecchie che hanno delle belle decorazioni di Halloween, alcune con le zucche giganti, eccetera eccetera. Sto controllando per bene. Ok, qua c'è semplicemente una zucchetta, per esempio. Mi ricordo che ci sono delle case con proprio delle zuccone. Ok, no, Franci ha per sbaglio messo la mia stessa casa. Guarda che siamo troppo ormai sincronizzati mentalmente. Proviamo a mettere per esempio la vecchia casa di Brookhaven, la mia preferita, perché è una delle prime che abbia mai utilizzato in tutta la mia vita. E vediamo come sono le decorazioni di Halloween. Alcune dovrebbero essere per l'appunto molto molto belle rispetto ad altre. No, mi sembra, ragazzi, ma ditemi nei commenti, che abbia rimosso le zucche giganti che c'erano in alcune case. Perché non mi ricordo che c'erano solo delle due zucchette iniziali, ma c'erano proprio delle zucche giganti in alcune case. Veniamo con l'ultima casa per essere sicura al 100%. Però mi dispiace, perché per esempio io mi ricordo che alcune case erano veramente belle versione Halloween. No, sempre le solite zucchette all'inizio. Ah no, guarda, questa qui sì, trovate. Vedete ragazzi, fino ad Halloween, fino al primo novembre, avrete tutte queste grandissime case. Le case ovviamente decorate a tema Halloween. Quindi ragazzi, organizzate la vostra festa di Halloween qui su Brookhaven. Gigantissime! Sì, allora, per trovarle tutte ci vorrebbe un giorno, però sì, molto molto bello. Ma passiamo alle cose importanti, perché è stata aggiunta una nuova casa, Franci. Belle le case decorate di Halloween. Alcune sicuramente magari sono belle per utilizzarle per una festa, tipo il castello, e renderlo tipo infestato. Vediamo se qualcosa di Halloween nel castello. Sono le zucchette davanti, vabbè, peccato. Ok. Ma è stata aggiunta per l'appunto una nuova casa. Una nuova casa tutta inedita, che non c'entra molto con Halloween a dire la verità, però voleva metterla, quindi l'ha messo, che è l'ultima casa a destra. Franci, questa casa a quanto pare è un maneggio per i cavalli. Non saprei come descriverlo meglio in realtà. Ah sì, e tu dici, no, cosa c'entra con il resto? Non lo so, possiamo anche cambiare il colore. Vediamo come viene cambiando il colore. Ok, in questo modo. È molto carina. Ah, allora bisogna provvedere. Oh, in che senso si deve provvedere? Cosa devi fare? Io l'unico che posso fare per rendere di Halloween è scrivere buon Halloween, così, sulla scritta iniziale. Cosa stai facendo? Non diventare un cavallo. Oh mio Dio, va bene ragazzi, lasciamolo fare. Allora, questa casa è molto molto carina. Ha un bel giardino. Eccoci, lo sapevo. Ha un bel giardino di fuori. Abbiamo qui una sottospecie di, penso, maneggio per metterci i cavalli. Ok, se voi avete per esempio il vostro cavallo, ora ne prendiamo uno, in questo caso per fare l'esempio, potete praticamente avere un ranch. Questa è casa mia, non è casa tua, per mettere i vostri cavalli. Insomma, se vi piace molto roleplayare di avere un cavallo, o in generale vi piacciono i cavalli, questa casa è perfetta per voi. Infatti c'è il nostro qui cavallino di fiducia che sta guardando. Niente, oddio, ma qua c'è un punto per far affogare i cavalli. Franci, il cavallo. Ok, no, è vivo. Qua c'è un mega buco in acqua. Palesemente da qualche parte c'è il passaggio segreto per la cassaforte qua sotto, perché se no non me lo spiego perché dovrebbe essere così profondo questo buco d'acqua. Però ok, va bene. Molto molto carino. Qua per l'appunto mettete i vostri cavalli e poi entriamo dentro, dove c'è la casa vera e propria. Ora io ho cambiato anche il colore arancione, quindi sembra effettivamente una casa di Halloween, però è solo perché ho cambiato il colore della casa. Qui c'è un comodo salottino con, non so se avete notato, molte foto di cavalli. Molto bello il salottino, devo dire, comodo. Sembra però molto simile ad altre case, a dire la verità. Qua c'è il bagno, che è molto stretto e un po' mi fa dispiacere che sia sotto la scala, però va bene. Qui
qui abbiamo questo lavandino che è molto diverso rispetto a quello che abbiamo avuto sempre su Brookhaven. E poi saliamo sopra. No, vabbè, comunque vedete che ci sono solo foto di cavalli ovunque. Carino qua sopra. Qua è molto molto bello. È un soppalco, sì, è un soppalco. Qua c'è la foto di un altro cavallo. Qui abbiamo il letto, le candeline, altri cuscini a terra. Questo non so cosa fa. Ah, c'è le spegne e la luce. Qui è tutto decorato con i nuovi props. E poi abbiamo una foto specie di posto dove sistemarsi. Oh, c'è l'animazione che ci trucchiamo. Qualcosa del genere sembra. E qui lo specchio. Ora, dopo dovremmo fare un po' di parkour per... Ah, non si può. Mi sa che è immateriale. Peccato. Pensavo che da qualche parte lì sopra si potesse andare da qualche parte. Vabbè, dopo guarderemo un'occhiata. Poi abbiamo per l'appunto l'ultima parte della casa, della nuova casa, che è una specie di stalla per cavalli che è dentro la casa. E a parte di esserci delle signorine, tu effettivamente puoi mettere qua dentro i cavalli. Si apre, vabbè, potevi anche aprire il cancello, capito? Non è il tuo letto, Nancy, non è il tuo letto. Allora, questi cancelli si chiudono, aprono e chiudono. E in teoria, guardate qua, ci sono anche delle selle appese. È proprio la casa di un cavallino, la casa di un cavallino. Qua ci sono dei premi che ha vinto il nostro cavallo, che chiameremo Gian Giorgio. Abbiamo poi un raffreddatoio, la spazzola per il cavallo, proprio perché questa porta gigante qui si apre. Che cos'è? Adesso te la faccio vedere. Andate a prendere il vostro cavallo che dopo una lunga giornata si è fatta la scarrozzata in giro, ha cacato, ha mangiato e ha fatto tutto quello che doveva fare. Ovviamente deve tornare a dormire. Ma cosa facciamo? Prima di farlo dormire, numero uno, prendiamo la pala e andiamo a spalare la sua cacchina in giro, ok? Facciamo così, vi prendete quello del vostro giardino, eccetera, eccetera. Una volta finito, giustamente il cavallino è sporco. Qua c'è un secchio d'acqua, magari lo fate bere, tieni, Giangillo, bevi. E poi qua c'è un pulsante da schiacciare, che è un idrante, proprio perché non tu, Franci, non devi bere tu l'acqua. L'acqua è per il cavallo. Ho capito che ti senti un animale dentro, però buona, va bene, ok. E qui c'è, insomma, lo spruzzo d'acqua, così roleplayate di pulire il vostro cavallino. Stessa cosa per il fatto che qua c'è la spazzola, perché vi avvicinate e spazzolate il vostro cavallino che vi ha fatto vincere un sacco di gare qua su Brookhaven. Perché, insomma, immagino che si fanno le gare di cavalli, perché sennò non lo spiego. Foto di altri cavalli, i cavalli sono ovunque, insomma. Dopo che avete finito di prendervi cura del vostro cavallino, vi basterà semplicemente deporlo qui dentro. Oh, scusate, ok, lo mettete qui dentro, lo chiudete e non dormirà perché è un cavallo finto. Però voi ci credete così tanto che lui riposerà nella sua stalla. Franci, tu non sei un cavallo, puoi uscire. Io dormo, vabbè, lascia stare. Una cosa che volevo vedere è se c'era in qualche modo la possibilità di arrampicarsi da qualche parte per trovare la cassaforte di questa casa, perché ora come ora non sappiamo se c'è una cassaforte. Anche se, ragazzi, secondo me c'è la cassaforte, perché mi sembra strano che una casa nuova non ci sia. Mi piace molto il fatto che qua c'è il vetro. Dobbiamo cercare, secondo me, di capire dove ci possiamo un attimino incastrare. Secondo me qua sotto nell'acqua effettivamente poteva essere un ottimo modo. E voi direte: ragazzi, ma Roby, usa la telecamera per vedere fuori. No, l'hanno disattivata fino all'1 novembre, proprio perché c'è una caccia al tesoro. Oh, sì, è odioso, è odioso. Facciamo un test, prendiamo il lettino e proviamo a incastrarlo qua sotto, dove è l'unico praticamente punto un po' più sospetto, un po' più Susan. Ok, allora fatemi vedere se riesco a incastrarlo. Ok, lettino incastrato. E qua sotto, certo che c'è la cassaforte. Da dove? C'è una scala. Ok, c'è una scala. Voglio vederlo un po' meglio. C'è una scala in fondo, dalla parte dove c'è il maneggio. Ok, qui dentro c'è una scala. Qua sotto, dietro questi co... No, vabbè. Ho appena trovato la cassaforte del nuovo aggiornamento, Franci. Penso che siamo tipo i primi in questo momento, perché nessuno se ne è accorto. E qui c'è la cassaforte, è proprio dentro la stalla dei cavalli. Prego, vuoi un po' di soldi? Tieni. Wow, rubiamo. Ma che rubiamo? Sono i miei soldi. Oh, oh, chiudi, chiudi. Questo qua è un ladro. No, no, no. Non ho più non ho parole. Sei veramente una persona incredibile, incredibile. Bene, la cassaforte l'abbiamo trovata subito e non penso che altri segreti si nascondano in questa casa. Ma abbiamo altre cose da farvi vedere. Questo aggiornamento è bello su coso. Finalmente un aggiornamento. Vabbè, quello di Halloween lo sappiamo che è sempre un aggiornamento molto bello. Abbiamo altre cose da farvi vedere. Numero uno, cerchiamo di utilizzare il nuovo item questo Halloween. E che
cos'è? È un secchiello dove dentro ci sono le caramelle. Vedete? Puoi far chiedere dolcetto scherzetto in giro. Infatti c'è scritto anche di lato. Gnam. E la cosa più bella è che ci sono dei pulsanti di lato dove ci sono delle voci che fanno... Esatto, questo che è dolcetto... Dolcetto o scherzetto. E ci sono diverse voci. C'è questo qui che è da ragazzino, questo da neonato, cioè da bambino molto molto piccolo, e poi da ragazzina. Ok, quindi questi tre tipi di rumori. Beh, è molto carino. E sicuramente questo Halloween dobbiamo per forza fare dolcetto scherzetto. E per chi non vuole darci dolcetti, scherzetto devastante. Per forza, non c'è alternativa. Ora, guardiamo l'ultima parte di questo aggiornamento, che è per l'appunto la cassa tesoro, per sbloccare queste macchine speciali. Sicuramente nei prossimi giorni vi spiegherò passo per passo come mettere e prendere tutte le, insomma, le macchine. Ma cominciamo dalla versione easy. In questo video faremo easy. C'è questo cartello, cliccate sulla versione easy per sbloccare la prima macchina. Cosa si deve fare? Si deve cercare 12 caramelle arancioni in giro per la mappa. Ora che noi l'abbiamo cliccato, in teoria sono spuntate in giro. Ora diamo un'occhiata, perché nella versione facile, per l'appunto è facile, ok, ne abbiamo una qui, un'altra qui, sono 12 in tutto, quindi concentriamoci. Una terza qui, poi abbiamo una quarta qui, vabbè, sono tutte al centro praticamente, siamo a 5. Andiamo avanti e prendiamo la sesta, la settima, l'ottava, e ok, ne mancano praticamente 4 se non sbaglio. Ok, guarda, sono un po' ciecata. Eccola un'altra qui. Praticamente questo, ragazzi, è molto semplice. Guardate, ce n'è un'altra attaccata qui. Ne manca una che, oddio, non la vedo in questo momento. Volevo dire che era la più semplice, non serviva un tutorial per prima, perché così è semplice. Vedi che non trovo l'ultima caramella. Franci, ma tu le hai trovate tutte 12? Perché io no? Aiuto! No, dov'è l'ultima? Controlliamo bene se è anche tipo dentro qualche albero, qua sotto nella subway. No, dovrebbe essere per forza tutte al centro. Quindi facciamoci un bel giro. Controlliamo anche... È difficile non vederle, sono molto giganti, Franci, siamo stupidi noi. Magari qualcuno nei commenti avrà detto già: Robi, ma l'hai passata 700 volte, ma sei pazza? Ma sì, ragazzi, sono pazza, non lo vedo. L'hai trovata? Ah, eccola! Era qui dietro, trovata! Bene, ne abbiamo 12 su 12 e per l'appunto abbiamo sbloccato il veicolo, il primo veicolo di, insomma... No. Halloween, che è quello della versione facile. Quindi se prima vedevamo quale macchine non potevamo utilizzarle, perché insomma ci dice di completare la cassa tesoro, adesso abbiamo la prima macchinina. Ok, perché non me la dà? Ah, eccola qui. Che è praticamente la macchina delle caramelle. Certo, tu dovresti fare una cosa del genere. Vai in giro, poi scendi, tipo stage, fai dolcetto, scherzetto, dammi le caramelle e poi te ne vai praticamente. O sarò onesto, vai, dimmi pure. È un po' brutta, perché la versione è facile. Poi quelle più avanzate sono molto belle. Quella delle stream non vedo l'ora, ragazzi, di spiegarvelo, perché, cioè, vuoi mettere? Girare con uno scheletro, una macchina scheletro. È un pentagono. Sì, è un pentagono, però è perché penso sia a forma di zucca. Quella la voglio, sì, quella è bellissima, non vedo l'ora. Ragazzi, infatti vi chiediamo di lasciare like e chiederci a spam nei commenti di importare i tutorial per le altre macchine, perché arriveranno molto presto. E vi ricordo che trovate le mie figurine in edicola. Ragazzi, mi raccomando, andate nel sito www.lefiguridirobi.it, perché ci sono dei special fan pack. Se volete vivere un Halloween per l'appunto molto divertente, prendete solo questi 200 pack, perché sono super limitati e potrebbero finire da un momento all'altro. Detto ciò, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento. Io momentaneamente do un bel 8,5 su 10. Aspettiamo ovviamente i super aggiornamenti, però ci sta. Ditemi il vostro voto nei commenti.